Interessante questo meccanismo. Poi mi devi insegnare come si fa sta roba. Molto volentieri. Benissimo. Lei conosce l'irisina? Ecco. Un attimo solo che siamo in diretta. No, era una. Sto condividendo, un secondo solo, chiedo scusa. Allora. Ma non vediamo. Benissimo. Io ho lasciato due immagini della VIS, non è che c'è un problema, no? No, no, assolutamente no. Allora, siamo in diretta. Perfetto. Molto bene, vediamo un attimo. Sì, stiamo crescendo. Buongiorno a tutti. Chiedo la cortesia di poter condividere questa diretta a chi ci ascolta. Allora, buona giornata a tutti e benvenuti alla diretta di oggi. Una diretta insolita, noi solitamente trasmettiamo la sera alle ore 21, ma oggi abbiamo fatto questa bella sorpresa ai nostri utenti facendo questa diretta molto interessante sulla osteoporosi. Principalmente parliamo di un nuovo approccio terapeutico strumentale a questa patologia che conosciamo ben tutti noi del team riabilitativo, quindi medici, fisiatri, ortopedici, medici di medicina generale, medici dello sport. E fisioterapisti e osteopati e tutte le altre varie figure che naturalmente gravitano nell'ambito della riabilitazione, e tratteremo questo argomento con dei illustri relatori. Prima di tutto saluto il dottor Paolo Baron e la ringrazio per essere qui presente. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno dottore. Ricordo che il dottor Baron è un medico di medicina generale, è uno psicoterapeuta, è un esperto di terapia antalgica ed è un agopuntore. È un grande esperto di osteoporosi e ci parlerà oggi in generale dell'osteoporosi e quindi dal punto di vista medico, ormonale e quant'altro, e di un nuovo approccio terapeutico che utilizza da un po' di anni che è sicuramente di estremo interesse. Accanto al dottor Baron, tra poco arriverà che lo affiancherà il professor Raul Saggini, che ricordiamo che è ordinario in medicina fisica e riabilitativa dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, è un esperto di vibrazioni, ha al suo attivo all'incirca 8 lavori scientifici internazionali pubblicati su questo tipo di metodo e ha fatto di recente un lavoro specifico sulle vibrazioni nell'osteoporosi, che poi sicuramente ci racconterà.
Allora, prima di tutto iniziamo con il dottor Baron, le do la parola e poi ci condividerà una interessantissima presentazione. Prego, dottor Baron. E mi dà la possibilità di vedere la mia relazione. Sì, di nuovo deve fare share screen e riattivarla. Perfetto. Benissimo. Bene, siamo qui. Allora, questo è il tema della giornata. Parleremo della possibilità, nuova, direi, molto recente, della possibilità di trattare l'osteoporosi con mezzi, completamente diversi e innovativi. Anche se le vibrazioni meccanosonore direi che sono presenti veramente da molto tempo. L'indicazione però è veramente molto interessante e molto recente. Come mi sono stato presentato, io sono Paolo Baron, sono a Palmanova, in provincia di Udine, in Friuli, è una città patrimonio dell'UNESCO come Fortezza Veneta, e si tengono alternativamente ogni anno una rievocazione storica Veneta del 1600 e Napoleonica, che sono le più importanti da un punto di vista numerico di tutta l'Italia. Oggi parleremo di osteoporosi, naturalmente con la definizione, con i fattori determinanti, classificazioni, dimensioni del problema, diagnosi, associazione con altri disturbi metabolici, l'osso e il suo metabolismo, il modellamento, gli amici dell'osso e infine il professor Saggini parlerà specificatamente dell'utilizzo delle vibrazioni meccanosonore nell'osteoporosi. Chiaramente non possiamo fare altro che cominciare dalla definizione. L'osteoporosi è un'alterazione nella composizione delle ossa scheletriche che comportano una diminuzione della sua resistenza e della flessibilità. È evidente quindi che le persone che soffrono di questo problema, di questa patologia, aumentano, per loro c'è un aumento del rischio di frattura. Che cosa succede sostanzialmente? Che tutte le costituenti dell'osso cominciano lentamente e in conseguenza di una serie di problemi a rimodellarsi con il fatto che c'è una diminuzione della matrice cristallina, una diminuzione delle molecole di collagene, delle fibrille di collagene, di fibre di collagene e via via fino agli ostioni. Il risultato non può che essere alla fine questo, dove voi potete vedere al di sopra un osso normale, una vertebra normale e sotto una vertebra osteoporotica. Chiaramente un osso che si è ridotto nel modo in cui vediamo sotto non è certamente un osso sano, un osso saldo, e in qualunque momento, sotto un minimo colpo, può cedere e fratturarsi. E ci sono dei fattori che determinano queste condizioni, che sono l'età, il sesso, il bilancio degli estrogeni, la menorrea da sport, la menopausa, l'immobilità. Volevo stressare un attimo il concetto di immobilità, perché l'immobilità, qualunque essa sia, ma soprattutto nelle persone che hanno subito traumi, incidenti o interventi chirurgici, l'immobilità comporta addirittura una perdita di massa ossea, della spongiosa, di 1 o 2 percentuali alla settimana e dell'1% per la corticale, che sono dei numeri enormi per le persone che sono, ad esempio, ricoverate o per delle persone che devono fare riabilitazione o riabilitarsi dopo un incidente. Ci sono dei fattori modificabili e alcuni non sono invece modificabili. Quelli che modificabili dipendono dal nostro stile di vita, il fumo, l'alcol, l'alimentazione, ma soprattutto la scarsa attività motoria. Quello che invece non è assolutamente modificabile è la genetica, l'età, il sesso, la costituzione, la storia familiare e la menopausa precoce. Esiste ovviamente una classificazione delle osteoporosi. Nell'83 Riggs e Melton proposero questa suddivisione in osteoporosi di tipo 1 e osteoporosi di tipo 2, definendo che l'osteoporosi tipo 1 è appannaggio delle donne circa 15-20 anni dopo che entrano in menopausa, fondamentalmente da una carenza di estrogeni, mentre invece l'altra, l'osteoporosi di tipo 2, che è quella della vecchiaia e della senescenza. Ci sono ovviamente anche tutta una serie di stati di osteoporosi che però riconoscono un meccanismo secondario, e questi sono indubbiamente molti, perché malattie genetiche, malattie ematologiche, malattie gastrointestinali, ad esempio le epatiti croniche o la celiachia, ma molti malati con insufficienza renale noi vediamo che sono affetti da importanti osteoporosi, una broncopatia cronico-ostruttiva per quanto riguarda malattie polmonari, malattie metaboliche come il diabete, ad esempio l'artrite psoriasica. La percentuale dei nostri pazienti diabetici è veramente molto, molto elevata. Stresso un attimo il concetto su quanto i farmaci possono comportare una diminuzione della densità dell'osso.
i cortisonici, anche se le persone che fanno cronicamente i cortisonici non sono molte, ma guardate gli inibitori di pompa. Gli inibitori di pompa praticamente li mettiamo come il sale nell'insalata al giorno d'oggi. Beh, questi sono tutti farmaci che possono impedire un corretto metabolizzazione dell'osso. L'utilizzo delle Eutirox in maniera soppressiva, gli anticoagulanti orari e soprattutto anche gli antidepressivi sono tutti farmaci di comune uso che quindi possono comportare una diminuzione della densità dell'osso. Per quanto riguarda le dimensioni del problema, ci riferiamo all'Italia, grosso modo ci sono quasi 4 milioni di persone che soffrono di osteoporosi e la gran parte, i tre quarti, sono rappresentate dalla donna, mentre gli altri, un quarto, sono rappresentati dagli uomini. Questi determinano, tra le altre, a catena una estrema fragilità e costi relativi per quanto riguarda poi le fratture che le persone sviluppano e soprattutto la qualità della vita che comporta una frattura patologica come quella dell'osteoporosi. Per quanto riguarda la diagnosi, la possibilità di fare la diagnosi di osteoporosi, è chiaro che nei quadri più avanzati basterebbe anche una radiografia, una semplice radiografia, però normalmente noi verifichiamo soprattutto negli stadi iniziali l'entità della presenza di un'osteoporosi attraverso la densitometria ossea, che altro non è che l'espressione in grammi di materiale minerale, in grammi per centimetro quadrato di superficie proiettata, che si fa con questa macchina DEXA, che utilizza i raggi X naturalmente, e l'unità attraverso le quali viene espressa è il T-score. Il T-score è per le persone che hanno un'età superiore ai 50 anni, mentre per le persone che sono al di sotto di 50 anni si utilizza un altro concetto, che si chiama lo Z-score. Sulla destra vedete la curva gaussiana della distribuzione della densità dell'osso e quindi le due parti al centro, che vanno cioè da più 1 a meno 1, sono quelle che noi consideriamo normali. E consideriamo invece un'osteopenia tra meno 1 e meno 2,5 e una osteoporosi, ovviamente tutto ciò che va al di là della meno 2,5. Ci sono anche altre possibilità, sono meno precise naturalmente, di una valutazione dell'entità dell'osteoporosi, meno precise, tenete presente che una DEXA costa sui 40-60 mila euro, gli ultrasuoni costano credo sui 10.000 euro, 7.000 euro, e ultimamente sta prendendo piede la possibilità di fare una densitometria attraverso un'impedenzometria, questa nello specifico perché ha un algoritmo particolare, e la facilità con cui viene fatto questo esame è 4 placchette da mettere 2 sul piede, 2 sulla mano, 5 secondi e basta, e ci dà con un'approssimazione tutto sommato abbastanza buona la densità ossea, ma in più ci dà ovviamente l'acqua totale, la massa grassa e la massa magra. È possibile spesso, anzi, l'osteoporosi si accompagna anche alla sarcopenia. E sarcopenia, che è un concetto che è introdotto nel 1989 da Rosenberg e che fa riferimento alla perdita di massa e forza muscolare che normalmente avviene con il passare del tempo. Ma molto spesso non solo l'osteoporosi e la sarcopenia sono insieme, ma spesso si accompagnano anche all'obesità. E addirittura l'obesità a questo punto è talmente importante nel mondo che si è coniato un nuovo termine di globesity, proprio ad indicare questa pandemia che non è influenzale, ma è una pandemia di obesità, globesity, che mano a mano che il tessuto adiposo aumenta, in realtà, oltre che da storage per le nostre energie, diventa esso stesso un fornitore di sostanze di tipo infiammatorio. Questo concetto si è ampliato ulteriormente, tanto che negli ultimi anni è stata definita una nuova malattia sostanzialmente, in cui noi vediamo pazienti obesi che sono anche sarcopenici, che sono anche che presentano anche un'osteoporosi, e quindi abbiamo definito questo nuovo quadro nosologico e l'abbiamo chiamato obesità osteosarcopenica o OSA. Lo vedete sempre più spesso definire questo. Perché c'è tutta questa cosa? Ma perché l'obesità comporta un'insulinoresistenza, che comporta la liberazione di citochine infiammatorie, che comporta una disfunzione dell'attività mitocondriale, che comporta una liberazione dei ROS,
dell'ossigeno, e tutto questo si concreta con una risposta di tipo infiammatorio che dà direttamente una sarcopenia, e questa a sua volta si ripercuote a livello generale, potendo essere fase iniziale di una dislipidemia, di un diabete di tipo secondo, di una cardiopatia ischemica, di una ipertensione arteriosa o di un concetto molto, molto allargato di fragilità. Cioè ci sono, indubbiamente noi li vediamo, non dico tutti i giorni, ma spessissimo nelle persone fragili, quelle che ma se cade si rompe tutto. Oltretutto, oltre a questo, tutti questi tre apparati, che sono il muscolo, il tessuto adiposo e l'osso, hanno delle loro funzioni meccaniche ben precise o di storage, ma svolgono anche un ruolo metabolico estremamente, estremamente importante, molto, ma molto superiore di quello che noi avremmo potuto pensare solo qualche anno fa. Ad esempio, il muscolo produce le miochine, quindi ogni volta che noi utilizziamo il muscolo, ogni volta che facciamo attività fisica, vengono prodotte anche le miostatina, la miostatina, l'irisina, la baiba, il BDNF, l'IGF-1, l'interleuchina 6, eccetera. Io non so se voi conoscete queste sostanze, ma per esempio l'irisina è quella che viene maggiormente prodotta in un certo tipo di attività muscolare, che è il Tabata, ed è un attivatore diretto del grasso bruno. Allo stesso modo, le cellule adipose producono le loro specifiche sostanze che vengono chiamate adipochine e che ovviamente svolgono un ruolo importante nei meccanismi di sazietà, eccetera. Leptina, adinopectina, chemirina, resistina, interleuchina e tutte queste sostanze, e non dico che tutti i giorni ne troviamo una di nuova, ma sicuramente ce ne sono veramente molto. E quindi al pari del muscolo, al pari del tessuto adiposo, anche l'osso, che ricordiamo è costituito da una parte cellulare e da una parte invece amorfa, produce delle sostanze che vengono prodotte dagli osteoblasti e dagli osteociti, che sono queste cellule che voi avete la possibilità di vedere adesso. Bene, queste sostanze sono fondamentalmente rappresentate da osteocalcina, osteonectina e osteopontina, ma parleremo solo della prima, dell'osteocalcina. Cos'è che fa l'osteocalcina? L'osteocalcina, ma la vedremo meglio un attimo tra un po', l'osteocalcina è quella che sostanzialmente dà la possibilità all'osso di essere mineralizzato. Ma non lavora solo lì. La cosa incredibile è che abbiamo scoperto che aumenta la produzione di insulina da parte del pancreas. E quindi domandiamoci come mai una molecola dell'osso stimola le cellule del pancreas. E non solo, ma stimola anche le cellule dell'Leydig a produrre testosterone. Questo magari lo comprendiamo di più, perché se noi abbiamo testosterone aumenta ovviamente la densità dell'osso, e quindi questo ci dà molto ragione da un punto di vista metabolico. Ma oltre a questo, l'osteocalcina ha a che fare anche con il nostro cervello, entra dentro nel nostro cervello, dove favorisce la sintesi della serotonina e delle catecolamine, quindi attività dell'osso come finalità antidepressive alla fine, se stimola questo tipo di sostanze. Inibisce il GABA, il GABA invece è un neurotrasmettitore di tipo inibitorio, ma addirittura favorisce la rigenerazione cerebrale, oltre a facilitare lo sviluppo di altre parti, del cervello. Quindi una sostanza prodotta dall'osso che non funziona solo nell'osso e per l'osso, ma che ha la possibilità di funzionare anche in distretti completamente diversi e con ruoli inattesi e inaspettati. Per quanto riguarda poi il controllo del metabolismo, andiamo via veloci, il paratormone, la calcitonina e la vitamina D la fanno da padrone sul controllo del metabolismo, però ci sono anche tutta un'altra serie di domande di sostanze che non sono tanto inferiori, gli androgeni, gli estrogeni, gli ormoni tiroidei, il GH soprattutto, che è quello che ogni notte ci permette di riparare, l'IGF-1 e l'IGF-2 che aumentano la densità dell'osso e l'accrescimento staturale. E la prolattina. C'è un unico ormone che invece fa diminuire l'osso, che sono i glucocorticoidi. Saltiamo quelle che possono essere delle regolazioni locali, che però ci sono e sono molto, molto rappresentate e molto, molto incredibili. E parliamo del modellamento osseo. Il modellamento osseo è un processo costante che l'osso per quanto riguarda la necessità di essere sempre in tempo relativamente all'attività fisica che la persona fa. Se oggi io comincio a saltellare, è chiaro che
mi provocherò delle microfratture, ma in un certo tempo l'osso si adatta, si rende conto che deve sostenere un carico di peso esagerato rispetto a prima e quindi reagisce apponendo struttura. E poi non dimentichiamo che all'interno del modellamento c'è una cosa fondamentale, che l'osso, che è una banca incredibile di calcio e di fosforo, mantiene inalterato a livello ematico quelli che sono i livelli di calcio e di fosforo per il metabolismo generale delle persone. Ci sono gli indici di ossodistruzione, sono questi, non li nomino neppure, sono tutti molto complessi, ci sono degli indici di osteoproduzione, ci sono ancora dei fattori agenti sul modellamento, ma sono quelli che abbiamo visto prima. E arriviamo a quelli che sono invece gli amici dell'osso, cioè come facciamo per migliorare lo stato delle nostre ossa? Beh, sicuramente il sole, l'alimentazione e il movimento sono i cardini attraverso i quali noi possiamo proteggere la struttura dell'osso. Non parliamo della vitamina D, che è parte diretta della, perché ormai credo che la conoscano tutti. Parliamo invece di alimentazione. Come voi sapete, la parte fondamentale dell'osso è fatta dal collagene. Il collagene sono una serie ripetitiva di sequenze di tre molecole, fondamentalmente di tre aminoacidi, che sono la glicina, la prolina e la lisina. Tra queste tre, la lisina è un aminoacido essenziale. Quindi o noi la introduciamo con gli alimenti, o se no il nostro corpo non è in grado di assumere la lisina. Quindi è fondamentale nell'alimentazione verificare quelli che sono gli alimenti che contengono gli aminoacidi essenziali. Altre vitamine oltre alla vitamina D? Beh, certo, ce ne sono e ce ne sono di molto importanti. Ad esempio, la vitamina C è assolutamente necessaria per costruire il collagene, cioè è un enzima che permette il passaggio dalla lisina all'idrossilisina, dalla prolina all'idrossiprolina e dal procollagene al precollagene idrossilato. Tutti questi passaggi avvengono se c'è la vitamina C, quindi la vitamina C diventa veramente una cosa assolutamente importante per la costruzione di un buon e sano osso. C'è anche la vitamina B6, che favorisce l'intreccio delle fibrille di collagene, quindi favoriscono la crescita del tessuto fondante, diciamo, e l'osso. Ma vorrei aprire stressare il concetto sulla vitamina K. La vitamina K si sta affacciando, diciamo, da poco tempo, se ne parla o non se ne parla, beh, credo che sia ora di parlarne, e di parlarne molto, di parlarne lungamente, perché non credo che sia alla pari come forza, come qualità, diciamo, dei suoi effetti alla vitamina D, però ci si avvicina. La vitamina K in realtà sono tre vitamine, sono K1, K2 e K3, ma guardate quanti sono e dove intervengono le loro azioni. Intervengono con le proteine della coagulazione, che sono la K1, sull'osso, sulle proteine vascolari e da un punto di vista del sistema neurologico. La K2 nello specifico ha a che fare sempre con una corretta coagulazione, ma ha anche un effetto di prevenzione cardiovascolare. Si incarica di un migliore salute ossea, addirittura previene delle neoplasie come l'epatocarcinoma. Rappresenta una protezione cerebrale post ictus ed è anche, può essere considerato anche un anti-aging. In particolare per quanto riguarda l'osso, questa è l'azione specifica che la K2 esercita a livello dell'osso. E adesso noi capiamo per quale motivo quando noi somministriamo alle persone che hanno un deficit vitaminico o hanno un'osteoporosi, associamo sempre ad alti dosaggi di vitamina D anche la vitamina K2. Ma perché? Non è che ce lo siamo inventati per caso o vogliamo far spendere soldi alle persone, semplicemente perché come la vitamina D si interessa di far assorbire il calcio e di non perderlo, la vitamina K2 semplicemente fa attivare l'osteocalcina ed è l'osteocalcina attivata che poi permette la deposizione degli ioni calcio all'interno dell'osso. Quindi una buona salute, una buona concentrazione di minerali nell'osso dipende sicuramente da un buon livello di vitamina K2 nel corpo. Ma quindi ha un ridotto rischio di frattura, una riduzione del rischio osteoporotico, migliora la mineralizzazione del dente, quindi non è poca cosa questo, migliora l'architettura dell'osso, stimola l'osteocalcina, inibizione degli osteoclasti
e soprattutto c'è un aumento del picco di massa ossea durante lo sviluppo. Quindi se noi durante lo sviluppo abbiamo una buona quantità di vitamina K2 nell'organismo e facciamo fare sport ai nostri ragazzi, beh, c'è un aumento del picco di massa ossea che poi sarà un tesoretto per tutto il resto della loro vita. Ma guardate le azioni cardiovascolari. Antipertensiva, c'è una riduzione della formazione della placca ateromasica, ha un'azione antinfiammatoria, riduce la perossidazione lipidica intraintimale. Guardate queste immagini, sono veramente straordinarie. Quindi dove c'è una sufficiente quantità di vitamina K, le arterie sono pulite, dove invece c'è una diminuzione, una perdita di vitamina K2, si formano le placche e addirittura c'è la deposizione di placche calcifiche. Apro una parentesi, ho parlato con tempo addietro con un chirurgo vascolare che da anni fa una decina di esami ecografici sulle carotidi e le fa lui, da sempre lui, con lo stesso apparecchio, nel tempo, solamente assumendo la vitamina K2, lui afferma di aver ridotto in un certo qual modo le placche ateromasiche e sicuramente c'è una diminuzione anche della quantità di calcio presente nelle placche ateromasiche. Ma poi guardate anche un'azione antineoplastica e via dicendo. Quindi la vitamina K2 è come qualcosa di estremamente importante che non si può non conoscere. Dove la troviamo? La più alta percentuale è in questa cosa orrenda che fanno i giapponesi, che è la fermentazione dei fagioli di soia. Non so se qualche italiano si mangerà quel piatto di cose incredibili, se no tutta la frutta e la verdura sicuramente contengono dosi adeguate di vitamina K. Carico movimento. Butler, direttore del National Institute of Aging USA, afferma se l'esercizio fisico potesse essere sintetizzato in una pillola sarebbe il prodotto medico più prescritto al mondo. Certo, questo lo diceva il solito Ippocrate qualche anno fa, però è giusto che ci siano persone che nel tempo abbiano sempre ribadito l'importanza, il concetto e l'importanza del movimento fisico per sempre. Un'attività sportiva regolare durante l'adolescenza contribuisce a raggiungere il picco di massa ossea. Programmi di esercizi per migliorare la forza, coordinazione, equilibrio e resistenza sono parte integrante della prevenzione. Stimolare sempre la propensione al movimento sono dei concetti che dobbiamo stampare o scrivere fuori dentro i nostri studi. Un warning per tutti. L'osso è la riserva strategica di calcio e di bicarbonati. Quindi quando uno va in arresto cardiaco, la prima cosa che fa il rianimatore è fargli una fiala di bicarbonati. Questo è per capire l'importanza dei bicarbonati. I bicarbonati dove sono? Sono nell'osso. Se noi mangiamo cose acide, siamo perennemente in acidosi e quindi tendenzialmente saccheggiamo il nostro osso. Ma soprattutto l'utilizzo cronico degli inibitori di pompa. Ci chiedono gli inibitori di pompa per mangiare l'insalata e i pomodori che sono un po' acidini, d'accordo? Beh, l'inibitore di pompa significa che in cambio di uno ione cloro la pompa non porta dentro uno ione H, uno ione bicarbonato. Quindi se lo ione bicarbonato non può essere fatto a livello gastrico, il corpo comunque deve andare a cercarselo e va nella banca, cioè l'osso. Attenzione a queste cose, quindi. E parliamo adesso, entriamo nel mondo delle vibrazioni. Mi fa piacere ricordare che Vis è un brevetto completamente italiano. Le vibrazioni sono note da tempo, determinano un'azione antalgica, un aumento della forza, della resistenza, un miglioramento della stabilità, il recupero dell'autosufficienza ed una diminuzione dei tempi di recupero dopo interventi chirurgici o trauma. Di queste persone ne vediamo sempre moltissimi. Come si ottengono questi risultati? Grazie al reclutamento delle unità muscolari attraverso i meccanorecettori, gli muscoli di Pacini, all'azione diretta sul sistema endocrino e c'è anche un'azione a livello mitocondriale che è sempre estremamente importante. Le vibrazioni non è che ci sono adesso, le vibrazioni sono note veramente da molto tempo. Queste sono delle immagini tratte da Battle Creek Sanitarium, che è qualcosa che era in America attivo alla fine dell'Ottocento, diciamo. E qui venivano ospitate circa 5.000 persone alla volta, più o meno, dove facevano programmi sostanzialmente di salute. E questo qui al centro che vedete è il Dipartimento delle Vibrazioni. Sembra una macchina di tessile. E questo è Harvey Kellogg, che è quello che ha inventato tutta questa cosa alla fine dell'Ottocento. Di questa persona noi ricordiamo solo i cornflakes, che era una colazione che era stata inventata da lui per regolarizzare l'intestino dei suoi ospiti. La cosa però interessante e importante è che
Se è vero come è vero, che da sempre abbiamo capito che le vibrazioni hanno un ruolo importante nella sarcopenia, nel dolore, la possibilità che ci è data negli ultimi studi del professore Saggini di poter utilizzare questo strumento anche al di fuori di queste specifiche indicazioni e soprattutto sull'osteoporosi, beh, ci rende, aumenta un campo di intervento in un modo veramente importante. Diciamo che potrebbe essere uno spartiacque. Fino adesso abbiamo curato l'osteoporosi o facendo camminare o facendo delle cose, dando farmaci. Ora abbiamo la possibilità di trattare la sarcopenia e l'osteoporosi contemporaneamente. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al professore Saggini che spiegherà in modo adeguato tutte queste cose. Pronto? Scusi, me l'ho tolto l'audio. La ringrazio molto, è stato gentilissimo, è stato molto preciso e molto puntuale. Quindi grazie. Le tolgo la presentazione così, ecco qua, ritorniamo. Assolutamente. Invito il professor Saggini a inserire la sua webcam. Ecco qua, che non si vede. Perfetto, buongiorno a tutti. Buongiorno Marco. Buongiorno al dottor Baron, che io ho ascoltato con grande piacere. Lo ringrazio per tutto quello che ha detto, perché ha fatto comprendere come questo fenomeno del metabolismo dell'osso sia così complesso, ma soprattutto come vi sia una globalità di funzione che poi va a interagire nell'ambito del metabolismo dell'osso. E mi ha aperto il campo per affrontare il tema specifico dell'utilizzo della vibrazione, che, come è stato detto, se puoi fare andare le diapositive. Sì, prof, partono subito. Ringrazio. Che come è stato detto, esatto, come è stato detto, è assolutamente un qualche cosa di interessante. Perché? Perché in effetti... Mi dica quando andare avanti, prof. Dimmi? Mi dica quando andare avanti. Sì, grazie. Puoi andare avanti, Marco. Vorrei innanzitutto sottolineare un concetto. Se il dottor Baron ha esplicitato chiaramente come il metabolismo dell'osso sia un fenomeno assolutamente non selettivo, ma assolutamente globale nell'ambito della dimensione, della funzione dell'omeostasi corporea, vorrei sottolineare come in effetti la vibrazione, in questo caso noi parliamo di una vibrazione che definiamo di tipo meccanosonora, si inserisca nell'ambito di un concetto che vorrei sottolineare essere quello che nell'universo, tutto l'universo è presente un sistema di vibrazione, e l'essere umano, in quanto presente all'interno dell'universo, è diciamo interessato da questa realtà che lo avvolge e lo penetra pure. Quindi vorrei sottolineare come la vibrazione sia una forza vitale, e in questo contesto chiaramente la vibrazione deve entrare all'interno del sistema corporeo in un concetto benefico. Noi sappiamo anche che si possono determinare anche fenomeni non del tutto benefici con vibrazioni, con entità di vibrazioni non corrette, ma la vibrazione meccanosonora ha dimostrato essere assolutamente una modalità assolutamente corretta e benefica, e assolutamente idonea a colloquiare, se così mi è permesso dire, con le funzioni vitali del sistema corporeo e con le caratteristiche che ogni tessuto, in particolare il sottosistema osteomuscolo-fasciale, cioè la cellula mesenchimale, in particolare possiede e manifesta all'interno del metabolismo del sistema corporeo. Ora vorrei, possiamo andare avanti, vorrei sottolineare che
le vibrazioni, ovviamente, la vibrazione che viene a essere somministrata al corpo umano ha una specifica relazione con l'ampiezza della superficie di contatto con cui dell'oggetto che vibra, la frequenza della vibrazione, l'ampiezza, la potenza dell'onda trasmessa, il tempo di esposizione e la direzione di propagazione della vibrazione stessa. Ora, se andiamo avanti, vorrei sottolineare come le vibrazioni possono essere classificate in funzione di diversi parametri e ovviamente la vibrazione meccanosonora in questo contesto si colloca. E quindi vorrei ricordarvi come sia importante l'espressione della frequenza, che è espressa in hertz, ovvero della velocità dei cicli vibratori, l'ampiezza dell'oscillazione che è in grado di determinare la magnitudo, e questo è il cosiddetto il parametro dello spazio, e poi il parametro dell'accelerazione. Ora, somministrare una vibrazione vuol dire somministrare un fenomeno, diciamo uno stimolo, chiamiamolo, uno stimolo che è in grado di essere percepito sia in un ambito dell'esterocezione, ovvero attraverso quelle che sono le frequenze della sensorialità. Vorrei ricordarvi che i recettori sensoriali sono strutture in grado di convertire l'energia degli stimoli che li colpiscono in che cosa? In segnali elettrici che poi raggiungono i centri nervosi e poi anche relativamente all'ambito della propriocezione. Propriocezione che può essere anche inteso come un fenomeno di risonanza biologica cellulare. Ora, se andiamo avanti, possiamo sottolineare come le tre classi, andiamo avanti Marco, grazie, le tre classi di meccanocettori, le tre classi di meccanocettori che sono interessate dalla vibrazione. In particolare vorrei sottolineare che sono i meccanocettori ad adattamento rapido, cioè che corrispondono quelli ai corpuscoli di Meissner, i meccanocettori ad adattamento lento, che sono quelli che corrispondono ai dischi di Merkel, e poi i cosiddetti meccanocettori ad adattamento molto rapido, che sarebbero i corpuscoli del Pacini. Ora, questi meccanocettori possono essere, e questo è, sono stati, ci sono gli studi di Koch addirittura del 1953, che diciamo questi meccanocettori, ovvero i corpuscoli del Pacini, sono quelli che vengono maggiormente coinvolti nella percezione vibratoria. Tutto questo, andiamo avanti ancora, tutto questo però dobbiamo domandarci: perché usiamo l'energia vibratoria? Che cosa fa l'energia vibratoria? Perché in questo momento è interessante? Beh, devo dire che noi abbiamo studiato la vibrazione sin dagli anni 90, applicata al sistema biologico, e dal 2004 ci siamo dedicati allo studio della vibrazione meccanosonora. E in tutto questo periodo abbiamo avuto la possibilità di rendere evidente come l'energia vibratoria applicata al corpo umano sia in grado di determinare dei cambiamenti fisici e chimici che ovviamente sono in grado di dare degli stimoli attraverso un meccanismo, il meccanismo cosiddetto della meccanotrasduzione. Il meccanismo della meccanotrasduzione è sicuramente un meccanismo di grande interesse. Perché? Perché oggi noi sappiamo che le cellule
possono avvertire le forze meccaniche e convertirle in risposte biologiche che ovviamente, come sappiamo da tempo, sono segnali di tipo biochimico, in grado di influenzare l'abilità cellulare nel percepire, generare e sopportare forze di tipo meccanico. Che cosa vuol dire in sintesi questo? Vuol dire che nel meccanismo, nel momento in cui vengono avvertite queste forze meccaniche, queste forze meccaniche vengono convertite in risposte di tipo biochimico. E dobbiamo sapere, andiamo avanti, che questa risposta determina l'attivazione di tutta una serie di molecole e componenti cellulari che sono di tipo meccanosensibili che realizzano all'interno del corpo umano attivazioni per i canali ionici, per le integrine, le caderine, i recettori di crescita, la miosina, i filamenti del citoscheletro, tutta una serie di strutture che vengono interessate fortemente dalla vibrazione e vengono interessate alla vibrazione perché la vibrazione viene a essere trasformata in un segnale di tipo biochimico. Ora, questo è alla base del meccanismo con cui lavora e funziona la vibrazione e in questo caso particolare la vibrazione meccanosonora. A questo proposito vorrei ricordare che c'è un lavoro che scientifico molto importante pubblicato nel 1963 dal professor Bianconi, ordinario di fisiologia dell'Università Cattolica, dove si parlava della vibrazione e della risposta delle strutture recettoriali, organi, tendine del Golgi e fusi neuromuscolari. Andiamo avanti. In questo caso noi abbiamo utilizzato un sistema, ormai dal 2004 ad oggi, un sistema ad onda quadra, un sistema ad onda che definirei meglio ancora quadratica, che ha la capacità in effetti di determinare un'attivazione in particolare delle strutture recettoriali, in particolare dei corpuscoli del fascini. Andiamo avanti, grazie. Che ricordiamo si attivano con una intensità di scarica tra i 60 Hz e i 300 Hz, dove però la capacità di scarica, e questo è molto importante, vorrei sottolinearlo in maniera, la capacità di scarica dipende dall'intensità del segnale che il singolo recettore è in grado di emettere e dal numero dei recettori attivati e dal tempo con cui perdura l'attivazione. Ed è proprio questo che differenzia in particolare la caratteristica della possibilità dell'onda quadratica risposta alla tipica onda sinusoidale, tipica dei meccanismi che emettono uno stimolo di tipo vibratorio. Ora, se andiamo avanti ancora, vorrei sottolineare che cosa ci ha portato a interessarci della osteoporosi nella relazione con la vibrazione meccanosonora. Ci siamo interessati di questo perché, come ha detto giustamente in maniera molto precisa il dottor Baron, il metabolismo dell'osso è un metabolismo complesso e assolutamente permeabile a molti stimoli organici.
Noi all'inizio del nostro, dei nostri studi ci siamo dedicati alla vibrazione nella relazione dell'aumento della forza e in questo abbiamo fatto una serie di studi praticando anche delle agobiopsie di tipo verticale del muscolo vasto laterale prima e dopo un training per verificare che cosa si determinava a livello delle strutture. E che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che c'era un aumento della sintesi delle proteine sarcomeriche, un aumento della miogenesi, un aumento dell'indice di fusione mitotica. Ora, questo in effetti è stato un dato molto molto interessante che ci ha portato poi a sviluppare ulteriormente gli studi che ci hanno poi condotto a presentare al comitato etico l'idea di fare uno studio su soggetti affetti da osteoporosi. Perché? Perché in effetti con questi studi che abbiamo messo in piedi nel periodo che andava dal 2005 al 2015, noi abbiamo messo in evidenza come c'era un miglioramento della forza massima isometrica con un maggior contenuto di quella che è la fast miosina. Abbiamo messo che c'erano dei cambiamenti nell'espressione genica cellulare con proprio l'aumento della trascrizione delle proteine sarcomeriche. E poi, e questi sono dati assolutamente recenti che ancora non abbiamo, devo dire, pubblicato, ma che mi fa piacere rendere evidenti a voi, abbiamo messo in evidenza come ci sia anche un'azione sulle cellule satelliti con una differenziazione e una proliferazione, riconfermando un aumento dell'indice di fusione. Non solo questo sull'umano, mentre invece in laboratorio, su animali, abbiamo messo in evidenza che vi sono segnali di un'attività di riproduzione dei mitocondri sulla placca motoria con un aumento del numero dei mitocondri. Ora capite bene che tutto questo è assolutamente importante perché in definitiva si può correlare l'aumento dell'attività mitocondriale con l'aumento della capacità di resistenza che noi abbiamo trovato nei lavori che abbiamo pubblicato, che è sicuramente da relazionare al un aumento della disponibilità dell'ATP e anche dell'ossigeno, ovviamente, e questo probabilmente per aumento del numero dei mitocondri. Quindi, alla luce di questo, se noi andiamo avanti, Marco, se noi vogliamo affrontare il problema dell'osteoporosi, noi conosciamo perfettamente la piramide. La piramide, che è una piramide che ovviamente è molto nota, dove ci sono la farmacoterapia in cima alla piramide, ma poi ci sono tutte i fattori secondari su cui si può agire per migliorare l'osteoporosi e poi per migliorare gli osteoporosi ovviamente ci sono i cambiamenti della attività quotidiana, dello stile di vita. Allora, la vibrazione è sicuramente un qualche cosa che va a investire sia la base della piramide, ma anche il livello intermedio della piramide. Questo perché? Perché se andiamo avanti, noi abbiamo visto
delle modificazioni di assoluto interesse, in un gruppo di donne in menopausa che sono state arruolate e sono state trattate con il sistema a vibrazione meccanosonora, utilizzando tutta una serie di andiamo avanti, Marco. Tutta una serie di andiamo avanti ancora, questo hanno già parlato, tutta una serie nella storia perché abbiamo usato la vibrazione meccanosonora. Intanto diciamo che abbiamo usato la vibrazione meccanosonora perché in un lavoro che abbiamo pubblicato sul Journal Applied Physiology con il nostro gruppo abbiamo dimostrato come la vibrazione meccanosonora fosse assolutamente in grado di generare gli stessi meccanismi, come per esempio l'attivazione del GH di cui ha parlato Baron, che erano stati dimostrati essere in grado di essere sviluppati attraverso l'utilizzo della vibrazione total body con piattaforme vibranti in uno studio celebre del collega e amico ormai defunto Carmelo Bosco, che era stato pubblicato nel 1998-99, sempre sul Journal Applied Physiology. Allora, questo motivo di aver osservato gli stessi fenomeni ci ha portato, andiamo avanti, a pensare di utilizzare la vibrazione meccanosonora e di in addendum alla terapia farmacologica per circa 6 mesi sul metabolismo, per vedere se c'era una possibilità di modificare il metabolismo osseo di queste donne che, come ho sottolineato, erano donne in menopausa. Andiamo avanti, Marco, grazie. Abbiamo studiato questi soggetti, ovviamente il lavoro è stato pubblicato, presenta dei criteri di inclusione con un'età superiore a 45 anni o con una sindrome climaterica precoce non indotta, con dei valori di T-score, come vedete, assolutamente significativi. I criteri di esclusione erano molti, e questo ci ha portato a mettere in luce che in definitiva di 83 soggetti che avevamo reclutato, alla fine abbiamo lavorato su 64 soggetti divisi in 2 gruppi. Di questi, 32 hanno fatto la vibrazione e hanno continuato ovviamente la terapia farmacologica, altri 32 che sono stati costituiti gruppo di controllo, ovviamente sistema random, continuavano e hanno fatto soltanto la terapia farmacologica individuale che continuavano a fare. Abbiamo in questo, alla fine del lavoro, abbiamo potuto studiare 30 soggetti per il gruppo trattato con terapia farmacologica e vibrazione. Andiamo avanti, Marco. E abbiamo studiato poi gli altri 30 che ovviamente facevano solo la terapia farmacologica. Se vogliamo dire, abbiamo utilizzato ovviamente la vibrazione meccanosonora con questo strumento che è la VIS, è stata applicata una frequenza dell'onda di 300 Hz, l'ampiezza massima dell'onda era 500 bar e lo schema di trattamento erano 2 sedute a settimana della durata di 15 minuti per 6 mesi. Andiamo avanti. Questo è il, diciamo, il piano di lavoro che abbiamo effettuato dalla raccolta di 88 soggetti fino alla fine. Andiamo avanti. Questi sono i punti dove sono stati applicati ovviamente i trasduttori. Avanti.
e i soggetti hanno effettuato tutta una serie di esami, gli esami ematochimici, la DEXA, abbiamo fatto anche un esame tridimensionale della postura, perché come sappiamo bene gli osteoporotici hanno un disallineamento posturale importante che ovviamente va avanti, incrementa in relazione anche alla perdita di capacità del tessuto di sostegno osseo. Abbiamo valutato la forza sia per la forza degli arti inferiori che degli arti superiori. Poi abbiamo voluto valutare con la scala di Tinetti l'equilibrio e le capacità di cammino, e poi abbiamo valutato con un questionario ECOS 16 la qualità della vita. Possiamo dire che abbiamo evidenziato? Andiamo avanti con i dati. Quello che abbiamo evidenziato è soprattutto una significatività molto importante nel T-score. A parte anche un aumento nella forza, questo è importante, e vorrei sottolineare quello che abbiamo osservato. Noi abbiamo osservato che l'indice, il BMDI, è stato del 23% a livello vertebrale e del 20% a livello femorale, incrementato rispetto al valore di circa il 4% a livello lombare del gruppo di controllo. E quindi questo è il dato di grande importanza che io vorrei sottolineare. Cioè noi abbiamo con questa metodologia, incredibilmente, siamo riusciti ad aumentare la capacità di densità, questo di densificazione della matrice ossea. Questo, a mio giudizio, è il dato di estremo rilievo che vorrei sottolineare. Andiamo avanti. Ovviamente a questo si sono correlate anche l'incremento della forza, che abbiamo dimostrato essere presente attraverso la valutazione con la dinamometria isocinetica. Andiamo avanti ancora, grazie. E poi abbiamo osservato che a tutto questo chiaramente c'era un aumento della capacità dell'equilibrio, quindi soggetti che avevano maggiore forza, maggiore capacità di equilibrio, maggiore densità ossea, non possiamo altro che dire che avevano un miglioramento della qualità di vita, come in effetti lo studio con l'ECOS 16 ha dimostrato. Allora, andando avanti ancora, che cosa vorrei ulteriormente dire? Vorrei dire che questo dato è un dato sicuramente di grande rilievo. Perché? Perché noi sappiamo che chi soffre di demineralizzazione, chi soffre di osteopenia, di chi soffre poi di osteoporosi, che ovviamente fa tutta una serie di trattamenti essenziali di tipo farmacologico, però può trovare un miglioramento molto importante attraverso anche l'utilizzo della vibrazione meccanosonora, che è una tecnica semplice, non invasiva, assolutamente applicabile alla stragrande maggioranza della popolazione in queste condizioni, in grado incredibilmente di migliorare quelle che sono le alterazioni dell'asse gravitario. E questa è una diapositiva che dimostra come un soggetto che ha un cedimento vertebrale, via via nel tempo, nonostante sia stato trattato da un punto di vista ortopedico in maniera corretta, va verso un incremento del coinvolgimento delle strutture vertebrali con una modificazione e un
coinvolgimento sempre più ampio delle strutture vertebrali, andiamo avanti, con una alterazione ovviamente conseguente dell'asse gravitario e andiamo avanti. Quello che vorrei farvi osservare, e in queste due diapositive vorrei sottolineare, noi abbiamo studiato in questi 60 soggetti i parametri di cifosi dorsale e lordosi lombare. Bene, questi dati, questo è il dato di un soggetto all'inizio del trattamento, andiamo avanti, e questo è il dato successivo al trattamento. Torniamo indietro, possiamo... Bene, allora, quello che vorrei farvi osservare è che abbiamo avuto una simmetrizzazione al tempo T1 dei parametri di cifosi dorsale e lordosi lombare. Cioè c'è stata la possibilità, senza un lavoro di ambito posturale, ma soltanto attraverso l'incremento determinato dalla somministrazione della vibrazione meccanosonora, di rendere maggiormente in grado di controllare le forze ambientali e gravitarie del sistema corporeo che era in fase di osteoporosi e che è stato sottoposto a vibrazione. Questo, a mio giudizio, andiamo avanti, è un dato molto importante, andiamo avanti, perché dimostra come il soggetto possa essere in grado di modificare parametri di grande importanza. Per quanto riguarda i valori ematochimici, quello che dobbiamo osservare è che non è cambiato niente. Cioè i valori pre e post dei soggetti trattati con la vibrazione o non trattati con la vibrazione non sono modificati. Quindi il beneficio che si è determinato a livello della densità è soltanto stato legato ai meccanismi di innescati dalla vibrazione meccanosonora. Ora, questo ovviamente, a mio giudizio, è un dato di grandissima importanza, e se andiamo avanti possiamo dire che in effetti oggi, se vogliamo affrontare un concetto di osteopenia, un concetto di osteoporosi, è indubbio che dobbiamo affrontare il concetto di migliorare la qualità dell'osso e la densità dell'osso. Ma noi sappiamo che per migliorare questo dobbiamo contemporaneamente migliorare il quadro di sarcopenia e di alterazione posturale che si va a innescare, e questo è possibile farlo attraverso l'utilizzo della vibrazione meccanosonora. È chiaro che la vibrazione meccanosonora agisce migliorando anche quei deficit che sono presenti di tipo propriocettivo e di alterazioni sensoriali esterocettive che sono presenti nell'ambito corporeo. Avanti. Quindi possiamo rispondere che con la vibrazione meccanosonora siamo in grado di entrare dentro il sistema corporeo? Sì. Siamo in grado di modificare forse anche le alterazioni che sono relative all'asse gravitario? Sicuramente diamo un grande aiuto al soggetto che è affetto da osteoporosi con l'uso della vibrazione meccanosonora. Andiamo avanti. E senza dubbio questo soggetto può migliorare il suo equilibrio posturale, e nel miglioramento dell'equilibrio posturale si innescano tutta una serie di modificazioni in grado di dare maggiore resistenza al corpo vertebrale. Corpo vertebrale che, come sappiamo,
viene a essere sollecitato in maniera troppo grande per le sue capacità di resistenza, anche in relazione ai fenomeni di microinstabilità che si vengono a determinare nella perdita dell'equilibrio posturale. Andiamo avanti ulteriormente. Quindi possiamo intervenire oggi? Sì, possiamo forse pensare che con la vibrazione meccanosonora siamo in grado di ripristinare anche delle curve che si vanno perdendo, senza dubbio. Quello che è a mio giudizio molto importante, e con questo concludo, è che la vibrazione meccanosonora ha un valore di grande importanza in addendum alla terapia farmacologica di cui così bene ha parlato il dottor Baron. E vorrei sottolineare ulteriormente che però a questo concetto di vibrazione meccanosonora e di terapia farmacologica bisogna unire ovviamente un concetto di incremento delle capacità di performance, di contrasto delle forze ambientali del bipede eretto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo bipede eretto che siamo noi con tutte le alterazioni dell'asse gravitario che vi ho mostrato, deve essere messo in grado di avere anche la capacità di reggere queste sollecitazioni, e questo lo può fare attraverso l'utilizzo di un approccio di riabilitazione posturale, a mio giudizio, in ambiente microgravitario terrestre, che nelle nostre esperienze è sicuramente la chiave di lettura più decisiva, che è in grado di massimizzare ulteriormente i grandi benefici forniti dalla vibrazione meccanosonora nel contesto dei soggetti affetti da osteoporosi. E con questo ritengo di aver concluso. Grazie. Perfetto. Grazie, professore. Grazie mille, professore. Molto, molto interessante. La ringraziamo. Ci sono tantissimi complimenti per tutti e due. Il dottor Baron aveva spiegato molto bene quanto è indeterminante l'aspetto ponderale, quindi dell'obesità del soggetto, la salute. E lei giustamente si è anche focalizzato sull'aspetto della dinamica corporea e sull'aspetto soprattutto biomeccanico posturale, che si è visto è determinante anche in questi casi. Ci sono molte domande per voi, ve le faccio, poi rispondete naturalmente tutte e due. La prima domanda che era rivolta principalmente al dottor Baron, il quale diceva, raccontava naturalmente dell'importanza della vitamina D e soprattutto dell'associazione con altre vitamine, quali possono essere la vitamina C, la vitamina B6, la B12, la K2. Quello che le chiedono, innanzitutto, quale sequenza di prescrizione lei dà per questi tipi di vitamine, se fa un eventuale dosaggio prima per verificare la carenza e quindi essere più incisivo. Sì, allora non è che ci sia un timing per fare questo. Normalmente se si decide di fare un'integrazione la si fa tutta insieme. Se è possibile valutare prima di partire quali sono i parametri relativamente alle vitamine, forse è meglio. Diciamo che la vitamina K2 non la usa nessuno. La vitamina D hanno imposto adesso delle restrizioni, devo dire, vergognose e inaudite. La B6 invece assieme alla B12 si possono fare senza nessun problema. Non si riesce a fare la vitamina C perché è un pochettino complessa, però se noi andiamo a vedere qual è il ruolo della vitamina C nella costruzione del collagene, che è elemento fondamentale, qual è il ruolo della vitamina D per prendere il minerale e portarselo dentro, e qual è il ruolo della vitamina K nel prendersi il minerale e apporlo all'osso, è chiaro che questo noi non possiamo pensare che questa integrazione non possa e non debba essere fatta contestualmente. Mi rendo conto che possa essere complessa, perché la vitamina D, quale forma, con quale dosaggio, la vitamina K la stiamo utilizzando adesso, in genere è abbastanza costosa, possiamo fare riferimento a tutta una serie di alimenti che sono fondamentalmente rappresentati dalle verdure, oppure ci facciamo i fagioli di soia fermentati.
natto, non so, in questo momento la cultura italiana non so se è in grado di accettare il natto. Professor Segini? Ho risposto? Io sono assolutamente concordo con quello che ha detto Baron, sono assolutamente d'accordo e devo dire che ritengo che l'integrazione sia necessaria e l'integrazione e utilizzando l'integrazione come la utilizziamo ormai da anni, i risultati sono molto importanti e non vedo assolutamente problemi nei pazienti nell'andare verso questo tipo di integrazione. Allora, poi domanda fatta dal mio co-amministratore, che saluto, il dottor Enrico Maria Mattia, che chiede: lo stimolo vibratorio può ridurre l'acidità interstiziale e migliorare la condizione strutturale? Questa è una domanda a $1 milione e lascio al professore la risposta. Allora, l'acidità interstiziale. Allora, devo dire questo. La risposta è una risposta molto più, vorrei, forse generica o globale. Io reputo la vibrazione, come ho detto nella prima diapositiva, un fenomeno intrinseco al sistema corporeo. Quindi, nel momento in cui siamo in grado di somministrare una vibrazione che venga recepita dalle strutture che sono in grado di recepirla e trasmessa, come abbiamo visto, con gli effetti che abbiamo visto, io ritengo che il sistema, il metabolismo generale è un metabolismo che si ottimizza. Quindi penso che l'acidità interstiziale venga a essere ridotta. Penso che tutti questi fenomeni, io non vedo, allora, nel 2004, quando ho iniziato a lavorare con la vibrazione meccanosonora, il mio interesse era molto diretto verso l'attività del muscolo. Oggi la mia, praticamente sono 18 anni, no, 16 anni, 16 anni di studi sulla vibrazione meccanosonora mi hanno portato a considerare la vibrazione meccanosonora un qualche cosa che è un addendum quasi fisiologico e che quindi può avere un contesto sì terapeutico ma anche preventivo. Questo è quello che penso oggi. In ogni caso, io oggi sono qui per parlare della vibrazione meccanosonora verso gli osteopenici e verso gli osteoporotici. E verso gli osteopenici e gli osteoporotici abbiamo avuto evidenze assolutamente interessanti. Certo, ci sono anche i lavori di Rubin che con la piattaforma vibrante sugli animali ha dimostrato caratterizzazioni assolutamente di incremento di densità, ma la piattaforma vibrante lavora con frequenze che non sono frequenze di ingresso recettoriale, come quelle della vibrazione meccanosonora, che ha questa capacità di espandere le frequenze fino a 300 e anche oltre Hertz. Le piattaforme vibranti hanno il problema di lavorare con delle frequenze molto più basse, perché quando poi si va a frequenze più alte diventano estremamente traumatiche, quindi lo stimolo non è uno stimolo che può essere utilizzato verso il soggetto, verso l'essere umano. Quindi rispondendo, spero di aver dato una risposta, seppure non precisa, perché dati oggettivi non ne abbiamo. È chiaro, evidente che la domanda del dottor Enrico Maria Mattia è molto precisa. La risposta che potrei dargli è: non abbiamo dati in questo senso. Posso togliere la risposta? Prego. Dunque, se noi andiamo a valutare le modalità con cui le vibrazioni funzionano, una delle cose più importanti è l'aumento del funzionamento, addirittura un aumento del numero dei mitocondri. Sì. Se teniamo presente che una disfunzione mitocondriale ha come conseguenza una diminuzione della liberazione degli ioni bicarbonato,
Questo potrebbe fare uno più uno, nel senso che la vibrazione mette nelle condizioni il tessuto di migliorare il numero, non solo il numero, ma il funzionamento dei mitocondri. I mitocondri si rimettono un'altra volta a produrre ioni di bicarbonato e quindi inevitabilmente l'acidità tessutale che è lì dovrebbe diminuire. Ringrazio Baron che ha completato e lo ringrazio moltissimo perché l'ambito mitocondriale era quello che avevo detto, però non ero riuscito a collegare. Grazie molto. Grazie. Poi il professore ha anticipato una domanda, però le chiedevano la differenza appunto tra le vibrazioni meccanosonore, quella appunto che ha pure citato il bosco, con la vibrazione meccanosonora. Beh, quello che devo, allora, riconfermo quello che ho detto, ma soprattutto vorrei dire una cosa. Io nel 1995 andai in Germania a prendermi delle piattaforme vibranti che erano state progettate dall'azienda che produceva questo e mi misi a lavorare insieme a Carmelo Bosco su questo. E notammo, la prima cosa che notammo era la capacità di incremento di forza. Quindi, voglio dire, per me la piattaforma vibrante è sicuramente a me molto cara. Però devo dire anche che la piattaforma vibrante ha delle specifiche indicazioni, ma deve essere gestita con grandissima attenzione e nell'ambito dell'osteoporosi ha grosse evidenze nell'ambito del trattamento su animali, ma perché gli animali non dicono ai come l'umano. Per cui si è utilizzato in tempi di esposizione estremamente lunghe, si sono utilizzate frequenze le più alte possibili, ma il soggetto umano non può essere esposto a queste frequenze e a tempi così lunghi come sono stati sottoposti negli studi, in particolare degli australiani e dei neozelandesi, gli animali. Quindi la vibrazione meccanosonora, a mio giudizio, oggi è il gold standard per la vibrazione verso il metabolismo dell'osso. Se poi il metabolismo dell'osso è un osso osteopenico e osteoporotico, ancor di più. Dottor Barone, vuole aggiungere qualcosa? No, assolutamente. E l'unica cosa che ribadisco, ma sono cose che ha già detto il professore Saggini, è che con lo stesso strumento noi possiamo fare una riabilitazione del paziente sarcopenico, possiamo rimodellarlo, possiamo migliorare la sua stabilità e noi vediamo quante persone anziane non riescono ad alzarsi dalla sedia, vediamo quante persone anziane si alzano con fatica dalla sedia e barcollano e contemporaneamente abbiamo la possibilità anche di strutturare e di migliorare la qualità dell'osso con un unico strumento. No, questo direi che è unico. Assolutamente. Assolutamente. D'altronde l'anziano, diciamo, l'uomo in invecchiamento è sarcopenico e osteopenico. Ma le due cose, come hai detto nella tua relazione, sono intrinsecamente correlate. E quindi il meccanismo della vibrazione meccanosonora entra simultaneamente nei due fenomeni. Certo. Positivamente. Anche l'elemento corporeo associato. Certo. Allora, scusate, grazie per la risposta. Per allargare questo concetto, se noi mettiamo le vibrazioni le mettiamo anche a livello sovrapubblico, miglioriamo anche la vescica e il funzionamento della vescica, quindi noi abbiamo con la stessa macchina abbiamo delle potenzialità che sono veramente enormi, cioè non è che dobbiamo cambiare macchina, non è che dobbiamo cambiare trasduttori, ci dobbiamo ricordare di metterli anche lì, d'accordo, un po' sopra il pube e a livello dell'inguine, e i risultati che si possono ottenere in queste donne che sono obese, sarcopeniche, con l'osteoporosi, ma che hanno anche l'incontinenza urinaria, scusate signori, in un'unica seduta troviamo quattro sistemi incredibili che possono migliorare la loro qualità. Sì, ringrazio Baron che ha detto questa cosa, perché noi abbiamo pubblicato proprio negli ultimi 2 anni
due lavori relativi a questo, Mi hai che hanno fatto questo dei lavori evidente straordinari, lucro grazie. nell'ambito, certo. Allora, il dottor Mattia vi ringrazia per la risposta e vi chiede ulteriormente un'altra, vi fa ulteriormente un'altra domanda. L'integrazione del complesso vitaminico B nei pazienti osteoporotici oncologici è sempre indicato? Se togli la B12, devi togliere la B12. E basta. Ok, Così è. perfetto. Poi vi fa i complimenti Andrea Giorgiani, che conferma la grande qualità della vibrazione meccanica sonora, e fa i complimenti al dottor Baron. Poi Patrizia Marmillata vi chiede: potete parlare delle frequenze di risonanza? Questo è un capitolo molto grande su cui stiamo studiando da molti anni. La vibrazione Sono si 2 orette chiama. solo su questa cosa qui. Cosa intende lei per frequenza di risonanza? Parla delle frequenze di risonanza Risonanza degli degli organi. organi. Degli organi. Certo, questo, professore, risponda lei. Insomma. Questo entra nel campo della risonanza cellulare, quella di cui avevo parlato precedentemente, quella che si affronta nell'ambito della propriocezione. Però penso che oggi stiamo mirando a questo. Io sono un uomo molto semplice e preciso e è vero, è bello pensare tante cose in grande, ma l'importante è guadagnare passo dopo passo. Allora oggi, secondo me, passo dopo passo, abbiamo guadagnato la conoscenza e la consapevolezza che nell'ambito del depauperamento della densità minerale dell'osso siamo in grado di intervenire ulteriormente in addendum con una tecnica molto significativa. E questo già è una cosa, a mio giudizio, grandissima perché quando io ho iniziato a studiare l'osteoporosi negli anni 80, nei primi anni 80, parlavamo soltanto della calcitonina e sappiamo che cos'è la calcitonina e qual è la storia della calcitonina. Oggi siamo 20, 40 anni, sono passati 40 anni, abbiamo scoperto che questo tipo di metodologia di vibrazione entra dentro il sistema. Lo modifica, è in grado di ottimizzarlo, migliora l'omeostasi della cellula ossea, fondamentalmente entra all'interno del metabolismo della cellula mesenchimale nella sua differenziazione. Già questo per me è un dato molto importante. Forse, spero, se il nostro Signore dà salute, potremmo dire qualche cosa di significativo anche nel campo della risonanza cellulare, però per adesso dobbiamo essere precisi perché se no altrimenti non si fa la salute dell'uomo, si fa, voglio dire, le speranze dell'uomo che è una cosa diversa. Noi, il nostro compito di chi fa medicina è di fare la salute e quindi per fare la salute ritengo che oggi si può dire questo. Allora, Deborah Genovese vi chiede: che consigli potete dare a una donna che entra in menopausa per cercare di prevenire questo tipo di problema? Prego, Barone. Ma sicuramente entriamo in una condizione in cui c'è la possibilità concreta di andare incontro progressivamente ad una demineralizzazione in virtù del calo degli estrogeni. Non mi addentro sul fatto che si debba fare un'integrazione con gli estrogeni o meno, perché questo è stato un concetto che noi abbiamo utilizzato per più di 20 anni, che poi abbiamo abbandonato. Quello che posso sicuramente dire è che ci deve essere un'attenta. Dobbiamo sapere quali sono i livelli di vitamina D sostanzialmente. E bisogna fare tutte le cose che servono per mantenere i livelli di vitamina D elevati. Quando io dico elevati, significa. Sarebbe bene averli attorno agli 80, 60, 70, 80, perché ciò che noi vediamo adesso sono veramente valori veramente molto bassi. Per avere nei 80, le cose che dal punto di vista naturali che si possono fare è quella dell'esposizione al sole, soprattutto al mattino, e dall'altra che vale l'80% della vitamina D che noi possiamo
costruire nel nostro corpo. L'altro 20% lo dobbiamo prendere dal pesce, dal salmone, dalle sardine, eccetera, che contengono tutti quegli elementi che poi si possono trasformare in vitamina D. E in alternativa a questo, visto che la stragrande maggioranza delle persone comunque è carente, è necessario andare ad un'integrazione. Poi con quale integrazione, se cioè la vitamina D attiva solo, non attiva, cioè solo la D3, attiva in 1,25 oppure attiva sia in posizione 1 sia in posizione 25, questo dobbiamo un attimo parlarne. Certamente deve esserci una buona alimentazione dal punto di vista proteico, perché abbiamo visto che l'osso non è solo minerale, ma è anche una matrice proteica. Se non c'è abbastanza matrice proteica, non possiamo fare un buon osso flessibile, resistente. E dobbiamo dare tutte quelle cose che servono per permettere la costruzione dell'osso. E la cosa principale è il movimento. Assolutamente il movimento. Se lei utilizza il suo corpo e quindi quotidianamente fa le passeggiate, fa le cose, eccetera, è evidente che il suo osso è costretto a reagire e quindi è costretto a prendere le misure e a tonificarsi, a solidificarsi. Per quanto riguarda l'esposizione al sole, le creme solari ad alto filtro possono ridurre la capacità di produzione di vitamina D? Allora, qui c'è tutta una discussione incredibile su questo. Il problema sarebbe... pensiamo che la finestra migliore per ottenere il miglior risultato con l'esposizione al sole sia quella del mattino, proprio mattino, quando il sole sorge. Perché dopo abbiamo solo raggi tossici, tra virgolette, dove siamo costretti a utilizzare delle creme che quindi inevitabilmente compromettono l'assorbimento della luce e la trasformazione della vitamina D da inattiva a attiva. L'ultima domanda per il professor Saggini. Chi è affetto da scoliosi è più soggetto a questo tipo di problema? Sì. Sì. Non ho da aggiungere niente, perché è così, chi è affetto da scoliosi è più, sì, è così, e quindi per uno affetto da scoliosi bisogna fare tutto quello che ha detto Baron, aggiungere la vibrazione e poi metterlo in allineamento fuori gravità e allinearlo. Questo è perché in questa maniera miglioriamo l'equilibrio corporeo totale. E riusciamo a simmetrizzare e a ridurre i momenti torcenti, i momenti di compressione. Quindi tutto il meccanismo, senza dubbio, è questo. Sì. Perfetto. Allora, le domande sono finite. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio il dottor Baron, gli faccio i complimenti e ringrazio sempre il professor Saggini per la sua relazione. Saluto tutti gli spettatori, sono stati tantissimi, avete fatto tante domande, sono molto contento di questo e vi aspetto al prossimo appuntamento. Grazie mille. Grazie a tutti, un saluto a tutti. Arrivederci.